Nuove tecniche di udito. Maiko. dal 1937 la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiamalo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Un saluto da Paolo Sinibaldi, siamo nel salottino vintage di Maggiolino Store. Beh, forse avete cominciato a conoscerlo, no? Perché ci sono... Uh, queste poltrone molto comode, molto accoglienti degli anni che ci ricordano periodi belli uh, e poi c'è il pulmino alle nostre spalle c'è un uomo vintage con una camicia assolutamente vintage non so se dalla telecamera si riescono ad apprezzare i brillantini che sono sulla camicia di Fernando Enrici non è esatto Paolo, Ciao, sono, come... paillette. sono paillette sono sono paillette, ma d'altronde non ti fa onore in ogni caso però con Fernando Enrici, giornalista soprattutto si parla, si parla di sport, in questo caso si parla di pallanuoto. Eh, ero indeciso nella scelta dell'ospite in questa puntata, poi ho preferito invitare lui sia per l'amicizia che la simpatia nella puntata immediatamente dopo Pasqua. Ma anche perché lui è uno dei pochi giornalisti che conoscono la pallanuoto e addirittura hanno giocato a pallanuoto. Ci confermi questa notizia che abbiamo avuto da confermi. fonti indirette? Erano, erano anni d'oro, quelli della Sisley, ovviamente. Ma tu non gio giocavi con la Sisley? <ride> Hai presente Stiarte? Vedi ah, sì, ce l'ho presente. Ah, sì. e, no, io ero, ero piccolo perché io sono del 75, quindi facendoti dei calcoli, eh, puoi capire che comunque ho smesso di giocare a pallanuoto abbastanza presto, eh, perché mi sono dedicato ad altro, mio caro Paolo. Mi trovo in questo posto fantastico che non conoscevo, mi ha fatto molto piacere che tu mi hai invitato eh, in questa trasmissione, è veramente suggestivo. Veramente bello, no? infatti sì. quasi vi inviteremmo a visitare questo posto che sì, si trova beh, a davvero, Pescara, davvero. in via, via Adda, angolo via Stradonetto, davvero è un museo del vintage che... Ma è incredibile, non ho parole, noi ci veniamo spesso, conosciamo questa realtà. In che ruolo giocavi nella pallanuoto? Ah, mi buttavo là in acqua e... Dai, raccontaci, raccontaci un po'. No, chi io era. facevo il centro boa. Ah, perché eri bello massiccio? No, sì. Ma no, ero, ero alto, eh, quindi no, massiccio, no. però non sono mai andato. Sai, ho avuto sempre difficoltà ad andare eh, a fondo. Quindi. Eh, avevo questa caratteristica, anche se mi lanciavo da, da 15 metri d'altezza dal trampolino Io ero capace di non bagnarmi i capelli, avevo i capelli ah, all'epoca ah, eh. Adesso non me li bagno per altri motivi Centro bo, bo, avevi sì. un allenatore avevi... Eh, Sì, ma, ma non mi ricordo si assolutamente. Non si no, ricorda, giocavi all'Enaiadi, no? giocavi certo, col Pescara eh, Pallanuoto, eh, la società sì, sì, mitica sì, di, sì, cui, sì, sì. di cui parliamo, parliamo oggi sì. Eh, parliamo oggi di pallanoto, del pescare a pallanoto e parliamo sia della situazione della squadra maschile sia della situazione della squadra femminile. Il campionato è nel pieno del suo corso ha eh, sostato per un turno in occasione di, di Pasqua e adesso tra qualche giorno, sabato per esattezza, eh, riprendono le ostilità. Tu stai seguendo qualcosa o perlomeno io ti ho visto anche in tribuna seguire un derby forse dell'anno scorso, no? Sì, sì perché comunque è uno sport che mi piace, a me piacciono molto gli, gli sport dove ci sono contatti fisici mm. e perché è una mia, è una mia caratteristica e, e quindi ogni tanto vengo a vedere anche le partite di pallannuoto mi fa piacere sentire quel, <ride> eh, il profumo della piscina e, e l'umidità diciamo Maschile e femminile, la squadra maschile serie B si trova in seconda posizione, in lotta per salire in eh, Serie A2. La squadra è allenata da eh, Francesco Mammarella, che adesso andiamo ad ascoltare. Beh, il sogno è quello di tornare eh, ai vecchi fasti. Beh, sì, la strada è, è molto veramente difficile. molto Però... mo sì, lunga, impervia, difficile. Eh, però insomma ehm, bisognerebbe avere un, un progetto, portare avanti un progetto e soprattutto riuscire a seguirlo perché eh, in passato eh, ho anche sentito parlare, ma non solo di palla nuoto, di grandi progetti, progetti eh, che hanno delle basi solide. Ma dopo poi con, con il tempo eh, vanno un attimo sfumando, eh, avvengono eh, avvenimenti eh, improvvisi. Eh, è, difficile, è difficile, però il Pescara ha un buon sostrato eh, pallannutistico e quindi. Io da ottimista, Quale, quale sono, <ride> l'abbiamo definito in altre puntate il giornalista ottimista, no sì. ma è realmente così Fernando. Vabbè. Allora io posso, posso anche darvi una perla. Ho detto oh, oggi eh, ho letto. proprio oggi... Ho scu letto. Scusa, sì. scusa, scusa. Regia, Luca Romano sì. ci sta chiamando per dirci che eh, stiamo sfolando. Un attimo. Diamo la linea, ti dispiace? Diamo vabbè, la linea a Catcom Ammarella, poi torniamo. Sì Luca, diamo subito vabbè. la linea a Mammarella, grazie. Mammarella. Sì. Facciamo le carte al campionato, dai allarghiamo un po' i nostri orizzonti perché eh, la sfida sembra tra Cesport, Napoli, Rarinantes Napoli, Pescara e chissà forse 0-9, tu pensi che sia confinata a queste squadre? Ma guardando la classifica sì, eh, eh, sembrerebbe proprio così, però ci sono stati dei risultati altalenanti eh, negli incontri, l'Arenantes Napoli che ha perso... Uh, male a, in casa della 0-9 la stessa Renantes che comunque stava facendo risultato contro la Cesport vincendo di 2 poi pareggiando eh, noi battendo la 0-9 poi perdendo in casa contro Renantes diciamo che c'è un sali e scendi però siamo noi quattro insomma che eh, andremo a giocarci sicuramente questi due posti per i playoff era il campionato che ti aspettavi finora? Sì, devo dire sì, ehm, guarda, eh, seguendo gli altri campionati degli anni passati, devo dirti ehm, sinceramente anche facendo eh, vedendo anche gli altri gironi, questo è il campionato di B maschile più duro degli ultimi 2-3 anni. Proprio questo girone qua, il nostro, il 3, è un eh, girone veramente difficile dove si gioca una pallanuoto secondo me eh, dove ci sono formazioni che non Sfigurerebbero proprio in un campionato superiore, quale può essere la 2, una su tutte, la Cesport, che comunque ha un organico, una struttura societaria eh, di, già eh, costruita sulla base eh, di andare subito in Serie A2. Sembra che in questo campionato di Serie B maschile, oltre ai giovani, scendano anche campioni del passato, no? che magari non hanno eh, più la condizione per militare in Serie 1 e magari decidono di passare direttamente alla Serie B. Sì, abbiamo visto contro, eh, sempre parlando della CES Port Napoli, c'è un signor giocatore che comunque eh, ha militato in... Eh, Squadre importantissime come il Recco, Posillipo Nazionale e Gigi Di Costanzo, il loro stesso portiere Turiello eh, che ha giocato con la Canottieri Napoli. E poi anche l'Arenantes Napoli ha dei giocatori esperti. però non nascondiamoci, eh, buoni giocatori, insomma, sono anche in casa nostra e il nostro eh, processo sta, eh, stiamo lavorando per far sì che ci sia sempre di più questa unione fra giocatori esperti e giovani e oggi insomma è una controprova, una riprova del nostro lavoro e di quello del nostro progetto in cui crediamo di far crescere i nostri ragazzi, infatti ho convocato un 2002 Luca De Vincentis che è un ragazzo che ha delle qualità e che sicuramente lavorando, impegnandosi come sta facendo può togliersi le sue dissoddisfazioni. Chiudiamo no, ricordando a chi ci sta seguendo il progetto, no, l'hai detto tu, il progetto societario che appena è appena iniziato e eh, deve portare i suoi frutti, meglio se subito, ma in realtà entro cinque anni, questo è l'obiettivo. Sì, il nostro è un progetto quinquennale. Quest'anno, diciamo che è un anno eh, transitorio se vogliamo chiamarlo, comunque eh, c'è stato un cambiamento e tutti lo sappiamo, già è stato detto eh, molte volte pre pre precedentemente. Vogliamo eh, continuare su questa scia alzando comunque, cioè, alzando, portando sempre più eh, nelle, squadre, insomma, nelle prime squadre eh, i nostri ragazzi, credendo eh, ogni giorno nel lavoro e, e fare in modo insomma, che il eh, eh, breve tempo possibile eh, avremo a disposizione delle squadre sia per la maschile sia per la femminile formata da ragazzi di Pescara che poi saranno eh, il futuro. Grazie a Checco Mammarella c'è una nuova società nella pallanoto da qualche mese eh, presieduta da Cristiana Marinelli che fa parte della famosa famiglia Marinelli che è tanto dato allo sport a cominciare dal calcio no? con sì. Vincenzo Marinelli. Tu hai dei ricordi per esempio di Vincenzo Marinelli? Sei giovane, però ce l'hai perché comunque sì, era, oh. era, era la compagine societaria che oh. ha fatto vivere al Pescara i primi anni della Serie A. Sì, ho dei ricordi, Io ho la fortuna eh, comunque di avere anche eh, in, in famiglia un presidente del Pescara vincente. E che era Panf eh, Panfilo uh, De Leonardis, faceva parte di quella compagine sì, eh. sì, 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 sì. Tutti i bei ricordi eh. di quel periodo ero piccolo perché nell'87 avevo 12 anni, eh, quindi eh, ho, dei, ho dei flash, ho dei, ho dei ricordi stupendi. Se volete, racconto anche qualcosa, eh sera. sì. Che io, ci devi raccontare io, finché non ci telefona Luca Romano per no, dirci che io dobbiamo guardare. in Italia. Ricordo una cosa molto simpatica perché ovviamente ero. Eh, adesso parlo ovviamente di, di Pamfilo, eh, ero eh, a casa di Pamfilo. Pamfilo De Leonardo, De Leonardo, De Leonardo sì. ricordiamo questo perché lui era molto impegnato eh, nel, nel sentire eh, tutti gli uomini del, del calcio eh, dell'epoca. Io pendevo dalle sue labbra, eh, era girato eh, al telefono. A un certo punto si gira, attacca il telefono, mi guarda e fa: Abbiamo preso Leo Junior. <ride> Io a quel <ride> punto sono svenuto perché. Era uno meet, dei grandi meet, campioni dell'epoca, uno dei personaggi, uno dei calciatori facenti parte del, della Hall of Fame del calcio. Eh, e venne a pescare. Per parlare un po' sì. di ambiente vintage, visto che qui siamo, nell'ambiente vintage per eccellenza, sì. visto che tu ci stai dando delle pillole eh, di, di saggezza, di ricordi di quegli anni che erano gli anni 80, gli anni 80 di Leo Junior e altri grandi campioni che vennero a pescare in quel periodo. Mh, ma eh, in quel periodo, anche prima però comunque, eh, Maurizio Gobbi era il portiere, il portiere della Sisley. Oggi Maurizio Gobbi, pallanuoto, eh. oggi Maurizio Gobbi, dopo tanti anni mh, da allenatore passando tra le categorie eh, femminili, maschili, giovanili, eccetera, 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 oggi è l'allenatore del Pescara Pallanuoto di Serie A1 femminile. Andiamo da Maurizio Gobbi, poi vi spiego bene quello che sta succedendo. In serie 1 femminile di pallanuoto si sapeva che le difficoltà sarebbero state tante. Bisogna concludere con dignità, questo immagino che è quello che tu chiedi con forza alla squadra. Ma certamente, ma eh, al di là della partita di oggi Finora ce l'abbiamo fatta perché veniamo dall'ultima trasferta a Catania dove abbiamo perso di misura con una delle squadre più forti del campionato. Questo dimostra che la dignità non sta mancando. Oggi è sembrata mancare, ma io sono sicuro che già la prossima partita contro la Sis Roma dopo Pasqua andrà molto meglio da questo punto di vista e cercheremo assolutamente di finire con dignità. Guardiamo anche un po' le altre squadre. Questo campionato molto difficile, sicuramente per giocatrici... Eh, esperte, eh, la serie A2 è cosa ben diversa e credo che il Pescara l'abbia visto no sì sì ma eh, tutti i salti di categoria specialmente quello dalla 2 alla 1 eh, sono, sono molto molto duri si è cercato di fare il meglio in fretta e furie l'abbiamo detto tante volte eh, e questa squadra se magari avesse giocato insieme da anni probabilmente oggi poteva anche festeggiare una salvezza eh, Mettendo insieme tanti, tante figure nuove in così poco tempo, il risultato purtroppo, purtroppo è stato questo. Ma eh, quello che probabilmente manca veramente, lo ripeto dall'inizio, è un po' di esperienza in più. È una squadra troppo troppo giovane nel complesso per poter affrontare un campionato così pesante come quello di A1. L'ottimismo, comunque, non va perso perché i progetti sono talmente tanto più ampi del singolo campionato o della singola partita persa che bisogna essere lungimiranti, no? È quello che chiedono anche a te. Certo, per la nuova dirigenza eh, di cui mi sento di, in cui mi sento di far parte, questo è stato l'anno zero, l'anno delle più grosse difficoltà sia economiche che tecniche. Mm, sono, sono certo che dal prossimo anno si comincerà a ricostruire per, eh, perché non accadano più eh, queste situazioni più che altro, ma ricostruire intendo sempre con i vivai maschile e femminile che danno garanzia per il futuro eh, di poter sempre andare avanti nel modo più dignitoso possibile. Pescara per la pallanuoto è sempre un punto di riferimento nel, beh, nel centro Italia sicuramente, ma in Italia? Lo è, lo è sicuramente. Eh, dovunque vado, dovunque mi giro sento che Pescara sarà perché è centrale, sarà perché ha vinto tanto, sarà per tanti motivi, ma la richiesta di tutte le altre società, dirigenti, eh, è per ritrovare Pescara a livelli alti. Purtroppo non si può puntare subito a una risalita veloce maschile e femminile di prime squadre, anche se poi magari vengono naturalmente. Ma prima di fare questo bisogna ri assolutamente ricostruire dietro tutte le fondamenta, perché poi quando si arriva a livello di Serie A, a 2, a 1, non ci sia l'obbligo di, di, di acquistare giocatori e giocatrici da fuori, ma si possa fare con, con gli elementi locali. Che cosa bisogna migliorare per il futuro? E chiudiamo qui l'intervista. Certo sono tante le cose, ma dovendo dare priorità, che cosa ti viene in mente? Ma io continuo a pensare, eh, lo, lo dico da molti anni, che la cosa principale è che la società cresca di pari passo agli atleti. Addirittura penso che sia più importante che la società, e non parlo del Presidente, parlo della società in generale come struttura, diventi molto solida e forte, non solo economicamente, ma anche come figura intorno con questa crescita è necessario parimenti fare una crescita tecnica, quindi anche un po' migliorare l'aspetto tecnico delle squadre, parlo principalmente sempre dei settori giovanili. Grazie Maurizio Gobbi. No, e scusa Fernando, Fernando Enrighi che ci doveva dire e dare una perla e non hai finito a dire... perché non hai finito a dire la perla, Scusa. Hai chiamato Era, era Luca, era Luca. Luca Romano che eh. ci chiamava, è la regia, tu, quando scusa... chiama la regia. Ma ehm... Cioè, non l'hai escluso? Non gli hai messo no, il no, sistema non, quello non, che non rifiuta le no, chiamate da parte non, di, non di, di Luca? No. no, questo è un telefono vecchio credo Luca, che non... se <ride> puoi evitare di chiamare nei momenti inopportuni <ride> o meno opportuni Ti ringrazio, eh, perché lui doveva darci la perla Grazie Sì, prossima intervista, ma aspettiamo un attimo La perla? La perla, dacci Meglio Dici. essere ottimisti <ride> e avere torto, essere pessimisti e avere ragione. Questa è la, la perla che dovevo dire. Sì, sì, la dovevo dire perché, perché avevo iniziato a parlare, dopo, dopo è arrivato l'intervento a gamba tesa. Vabbè, vabbè. grazie Fernando, grazie. Eh, grazie. Ma non è finita la trasmissione. Posso... No, no no, dai, no, 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 non è finita. Non è finita. <ride> Intanto volevo spiegarvi eh, la femminile. La femminile in questo momento di Serie 1 del la Pallanuoto neopromossa. promossa. E all'ultimo posto in classifica, diciamo la verità, le speranze eh, di salvezza sono ridotte a lumicino, mancano soltanto tre giornate alla fine, eh, ma qualche attenuante c'è perché questa squadra è stata costruita pochi giorni prima dall'avvio del campionato, perché eh, in quei giorni c'era anche il cambiamento societario che ha portato la società alla Marinelli. E allora qualche attenuante c'è, facciamo il tifo per la femminile. Ti piace più la femminile, sicuro? Eh, te sì. Sì, a no, me piace la pallanuoto. No, ma la segui anche, per esempio, anche a livello mondiale, no? perché noi abbiamo due squadre eccezionali: il 7 bello e il 7 rosa. No? Che... Quando ci sono i grandi eventi sono sempre lì davanti alla televisione, sicuramente. Non me ne perdo uno. Beh, conosci qualche giocatore, non so, ti, non so, tu sai che Francesco Di Fulvio è un pescarese che in questo momento è stato anche nominato capitano della nazionale italiana di pallanuoto, è un pescarese. Sì. Eh, è... E per esempio, del Pescara di, 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 di allora, io i mi tuoi ricordo, miti quali io erano? Attolico, il portierone. Attolico per me era. parava tutto, eh? Era incredibile, sì, sì. Eh, anche perché eh, anche fuori dall'acqua mi dava quell'impressione di, eh, di onnipotenza, di, di grandezza, perché comunque io ero assolutamente uno scricciolo eh, a fianco a, a questi colossi. Tu ti ricordi, Attolico, te lo dico io, era chiamato. L'Albatros perché no, aveva no, un'apertura no. non alare delle braccia, sì, delle braccia che era enorme, cioè riusciva a coprire davvero tutta la porta. Tutta la porta. Sì, sì. Ma poi riusciva a restare, a restare al di fuori dell'acqua fino, fino al costume per un tempo sì, sì, eh, sì, strepitoso. È, è, stat è stato un mito, un mito vero. Ok, chi è? Sempre lui? Eh, Madonna, escludilo. Eh. Devo chiedere a Fernando se conosce Maurizio Mirarchi? Non credo, no, 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 non arrivo a tanto. Eh. Conosci Maurizio Mirarchi? Ma di nome, sì <ride> Perché eh, dici qualcosa di nome? Ha sentito allora Maurizio sentito. Mirarchi, te lo spiego io. È un allenatore tra i più importanti del campionato del massimo campionato di, di pallanuoto eh, oggi allena la squadra vice capolista della serie A 1 femminile che è il Messina, ma in passato ha allenato anche in, in serie A1 maschile ed era presente proprio al PalaPallanuoto Arenaia di pochi giorni fa in occasione di una partita. Quindi noi lo abbiamo assolutamente intercettato perché... Intercettato, perché intercettato perché lui ci ha dato una visione Ma c'era anche di... Luca? Luca Romano. Sì, lui c'è sempre, sì. Okay. Mirarchi, Maurizio Mirarchi, l'allenatore della Waterpolo Despar Messina eh, beh, partita su cui c'è poco da dire, il Messina ha dominato dall'inizio alla fine, purtroppo il Pescara sta vedendo, toccando con mano quanto è diversa la Serie 1 dalla Serie 2. Sì, è una neopromossa, sicuramente il primo anno poi è sempre molto difficile per una neopromossa ambientarsi subito nella, nella categoria superiore, ci sono um, problemi magari con gli stranieri, trovare l'amalgama, trovare uh, la mentalità giusta per affrontare un campionato di A1 e Pescara magari ha avuto qualche problema all'inizio e adesso però mi sembra che si era rimesso un pochino in corsa con le ultime partite, però ha eh, affrontato noi che venivamo da una partita non bella alla finale di Coppa Italia, avevo chiesto alle ragazze una reazione proprio in virtù della partita fatta nella finale di Coppa Italia. Le donne nella pallanuoto sono tante squadre, no? ma eh, Padova, Messina, Catania parliamo, parliamo di questo, poi c'è un gap abbastanza evidente con le altre. Cosa pensa Mirarchi? Beh, sì, forse le, io direi le prime quattro, metterei anche il Bogliasco, forse sono quelle che hanno mostrato un pochino di più di di stare avanti alle altre, è un campionato come ogni anno equilibrato con le donne dove però un pochino sopra le altre c'è il Padova che, che finora è riuscita a vincere il campionato, a vincere la Coppa Italia, quindi ha mostrato sicuramente qualcosa in più. È una squadra molto ben organizzata e le altre noi Orizzonte e Bogliasco secondo me siamo un pochino sotto, però abbiamo anche noi una qualità di squadra che può mettere in difficoltà anche il Padova. E poi le nazionali, la nazionale femminile e le nazionali che allena Mirarchi perché ce ne sono alcune devastanti, lo abbiamo visto, non so ci viene in mente Aiello, ci viene in mente Radicchi, ma insomma è tutta la squadra eh, che fa la differenza. Sì, poi alla fine si vince col, con la squadra, i singoli partecipano alla, alla vittoria, però poi è la squadra insieme che, che porta il risultato a casa. Quindi devo dire che le nazionali sono ottime giocatrici, giocatrici che lavorano, si impegnano, hanno mentalità, portano la loro mentalità dal nazionale nel club e questo permette sì che anche le altre vadano un po' in scia a traino su quello che fanno le nazionali. Citerei per dire anche Chiappini, che è un atleta che il prossimo anno diventerà italiana, che è un atleta veramente interessante, ma eh, devo dire che tutta la squadra si sta comportando bene e sta crescendo. Mirarchi conosce Pescara, conosce la realtà di Pescara, conosce non so, in particolare forse Maurizio Gobbi, se dovesse amichevolmente no, dargli un, un consiglio, anche in amicizia, che cosa gli direbbe? Anche per il futuro soprattutto. Ma Maurizio innanzitutto, che lo conosco bene, è un ottimo allenatore, una bravissima persona. Eh, il consiglio che posso dare è di continuare come fa lui, in maniera molto metodica, di, alle... di... di continuare ad allenare la squadra sempre con molto entusiasmo, come ci mette lui. E poi alla fine sono sicuro che riuscirà a creare una struttura che porterà avanti dei risultati importanti come Pescara ha bisogno sia nel maschile che nel femminile. Grazie Maurizio Mirarchi eh, Appassionati di pallanuoto del pescare a pallanuoto, non andate via perché tra poco vi facciamo ascoltare anche un giocatore, una giocatrice, in questo caso che è una giocatrice esperta che è Gaia Pilongo. Ma prima concludiamo la nostra chiacchierata con, con Fernando Enrichi per eh, parlare un po' in generale perché eh, con te possiamo parlare di sport. Eh, la stagione sportiva pescarese spesso è sinonimo di calcio. Sì. È una stagione assolutamente deficitaria, adesso al di là delle singole partite perché qui siamo eh, immediatamente dopo Pasqua, quindi il bilancio è parziale, ma è un parziale quasi, un parziale quasi definitivo. Pesante, eh. Sì, è un parziale pesante. E che vogliamo fare? Sì, Pescara è una città che nel corso del, degli anni è stata capace di vivere di sport anche cambiando. Il, il panorama sportivo perché mi viene da pensare appunto negli anni '80, eh, inizialmente alla pallanuoto, poi è arrivato il calcio ad altissimi livelli. Non che prima non, non ci fosse, però, le grandi masse eh, seguivano la pallanuoto. Il, il calcio, adesso, ultimamente, nel corso degli ultimi anni, c'è anche il, il calcio a 5 che sta salendo agli onori delle cronache per eh, lo scudetto, insomma. Del, La Coppa Italia, certo, insomma, tante Italia, altre cose, sì. e, È una città che vive molto volentieri di sport. Si presta ehm, ad essere seguita anche per questo motivo. Tu sei anche uno sportivo, eh, perché ti abbiamo visto giocare a calcio anche di Ma recente. C'era anche tu. Anche tu. Eh, Sapete so. che Paolo che sembra così una, una salma, in realtà, in, in realtà poi così, eh, così salma, eh, Bradipo, non è, perché mm, l'ho visto all'opera all con anche un bel colpo di tacco sì. smarcante, una, una corsa fluida sulla fascia, da rivalutare, da rivalutare assolutamente. Finché mi ha retto il fiato, grazie Fernando. Prego, grazie, 50 grazie. euro dopo. Ok, poi Però intanto, adesso mi fai una cortesia: sì. ti ascolti con molto interesse quello che dice questa giocatrice. Una giocatrice sì. molto forte del Pescara sì. Pallanuoto, eh, con militanza in tante società anche del passato in, in Serie 1, ce l'abbiamo noi per fortuna. Gaia Apilongo. Cos'è che non è andato? Che cos'è che invece è andato? Perché uno il bicchiere mezzo pieno lo deve pur sempre vedere. Beh, la prima colpa che do c'è proprio a noi stesse perché forse dovevamo crescere più mentalmente e acquisire un'autostima di noi stesse più forte, cosa non è stato. E nelle partite più difficili manca l'esperienza, eh, come si è visto, ovviamente fisicamente noi ci siamo perché se no le partite più difficili, come anche il Padova, l'Orizzonte fuori casa, l'abbiamo mantenuta, quindi... Fattore fisico non conta, quella preparazione c'è. Il piano fondamentale è quello mentale che è mancato, l'esperienza, squadra giovane e questo porta a qualcosa a perdere punti durante il campionato. E poi la serie 1 è un campionato completamente diverso dalla, dalla serie 2, no? Certo che il Pescara dovrà riprogrammare il futuro, forse già da adesso. Eh sì, penso che già la società si sta muovendo per il prossimo anno, non so... Se con la retrocessione o comunque con la salvezza, penso che già sta pensando un futuro. Ovviamente, penso che manterranno le giovani, soprattutto perché comunque ci sono giovani che valgono, molto, molto brave. Oggi hanno pure dimostrato una brutta prestazione. Faccio il nome di Perna e di Colletta, che oggi hanno dato una spinta in più alla squadra, magari più di, di me, a Chiara, quelle più esperte, Federica, che non ci sono state. Quindi faccio un applauso a loro, secondo me bisogna puntare sui giovani, sulla giovanile, magari un innesto in più, però fondamentale che dia proprio una scossa alla squadra. Ecco, più di esperienza direi. Cosa ti auguri, più in generale per quello che riguarda la squadra, ma anche per il tuo futuro, perché insomma Gaia Pilongo è sempre un elemento che fa gola. Io mh, dico sempre una cosa a tutte le ragazze della squadra, giochiamo per la squadra, ma giocate anche per voi stesse perché comunque appunto sono giovani, hanno un futuro davanti e obiettivi davanti come la chiamata di altre squadre per andare fuori. Io continuo a fare il mio, spero che ci sia una salvezza o comunque un bel progetto per andare avanti a Pescara perché mi interesserebbe molto che ormai sono tornata apposta, ecco. Però mai dire mai, ecco. Possibilità di andare fuori, ci sono, non lo so, vediamo. Salutiamo Fernando Enrici. Ciao, perché Abbiamo pochissimi secondi Ciao a disposizione, a ma semplicemente per farti quella domanda che io faccio abitualmente quando non so più che cosa dire perché qui sono talmente inebriato eh, da quello che c'è attorno a noi perché magari non si vede, Spendo. ma allora qui abbiamo il un pulmino maggiolino. Eh, il Combi si chiamava Combi. Eh, poi qui attorno abbiamo tutte macchine d'epoca. Abbiamo Maggiolini, abbiamo. Forse anche Porsche, credo. Insomma, comunque abbiamo. Ma ci tante... sono anche dei pezzi di antiquariato sì, notevoli. Flipper. flipper. Oh, no, Anche questa pompa di benzina. <ride> Però eh... senza benzina, perché sennò avremmo fatto il pieno. Beh, sì. Allora, la domanda è questa. Concludiamo con. L'argomento che avrei dovuto chiederti, non ti ho chiesto. Così facciamo chiusura in bellezza, dici quello sentiamo, che vuoi. Sentiamo, sentiamo. Dice... Vuoi, dire, vuoi dire qualcosa per concludere? Forza pescara pallanuoto, forza. Ma certo, faccio in bocca al lupo a tutte le compagini di pallanuoto di pescara, tutte le squadre eh, di qualsiasi tipo di, di sport eh, di pescara. Io sono comunque un, Luca, un grande sostenitore, eh, eh, sì. soprattutto nei sì, momenti. Un secondo, Port sì. Cioè, Cosa, madonna, perché Luca Romano, Luca Romano, che, è in, regia, spoglio, che no. è in regia, eh, giustamente dice: Ma poteva dire qualcosa di più interessante? Vabbè, no, eh, Luca, Luca forse è colpa così, mia, io ho lanciato una eh sì, la domanda. un po' Scusa, concludiamo, concludiamo così: che se no facciamo danno. Grazie. Sì. La TV Lab, <ride> Enrici. Grazie, che grazie. sei una persona splendida. <ride> lei, lei Parliamone. Ecco a voi una Suzuki Swift 1300 diesel 5 porte B-Cool. È un usato con immatricolazione a gennaio 2016. Ha percorso 31.500 km. È una vettura diesel dai bassi consumi con un unico proprietario. È in ottime condizioni e ha la garanzia della casa madre per voi a 12.500 euro. Prove tecniche di udito. Maiko, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito.